Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, su questo nuovo appuntamento sulla serie di WWE 2K19. Iniziamo direttamente da dove avevamo finito l'ultimo episodio, vale a dire sempre la modalità carriera. Ho acquistato l'inizio rapido del mio giocatore, questo significa che ora adesso abbiamo 20 punti stile in omaggio per iniziare da poter mettere nel mio giocatore. Adesso vediamo, poi vi faccio un giro sempre per vedere come li posso mettere e poi vi faccio vedere il risultato finale. Ok ragazzi, ho finito di scegliere quali sono i miei attributi. Sostanzialmente ho aumentato l'attacco per quanto riguarda le gambe e ovviamente anche le braccia. Ho aumentato anche il contrattacco che io posso riuscire a fare, ho aumentato anche l'attacco delle prese. E sostanzialmente ho ottenuto, adesso ve lo faccio vedere, ho aumentato anche l'attacco in corsa, ho ottenuto il rope break, così io posso andare a stoppare uno schienamento, una sottomissione, appunto se sono vicino alle corde, ho ottenuto anche il momento OMG contro la barricata, stessa cosa anche contro gli altri oggetti esterni, e anche ho ottenuto anche il King of Swing. Questo significa che se ho una mossa finale durante il match posso anche andare a farlo roteare come abbiamo visto nel primo episodio. Ok ragazzi, possiamo anche andare a continuare la nostra carriera. Vediamo cosa ci diceva Baron Blade, This che is non mi huge that we're ricordo cosa ci already diceva. expanding internationally. Our plan to take it to Triple H and WWE is working Ok, faster than quasi non riesco expected. a crederci che ci stiamo già espandendo sul fronte internazionale. La nostra rivincita su Triple H e la WWE sta arrivando prima di quanto avrei mai pensato. Poi rispondo io. Ammetto che di primo acchito la tua idea non mi aveva convinto, ma per ora sta andando tutto come avevi See, you previsto. just Vedi, needed non to dovevi fare trust me. altro che fidarti di me. Qualche consiglio su come si combatte in Study up Messico? on some Vero, Lucha perché Libre dobbiamo footage. andare in Messico As you know, adesso. it's a completely different style. Guardate qualche video di And if Lucha you Libre, è uno accidentally drink the stile completamente water diverso dal nostro. there, make sure you Portati wear dietro brown un paio di tights. pantaloni marroni, casomai ti capitasse di bere accidentalmente dal rubinetto. Perfetto. Ok. Dovevamo esaminare il parabrezza. Perché mi ricordo che appunto Is that a chunk of my skin? quello è un pezzo della mia Whoops. pelle. Che schifo. Perché vi ricordo ragazzi che nel match dell'episodio precedente c'è stato non lo so se riparare, cioè mi dà la possibilità di riparare o lasciarlo com'è. Io lo lascio com'è. Io lo lascio com'è, non lo so, voglio vedere cosa succede se lo lascio com'è. Andiamo in Messico, ragazzi. Eccoci qua. Wakey, wakey, earthquakey! We're having an earthquake? No, 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 just playing the Ok, wrestling like that game, man. stiamo per arrivare Relax. in You might want to choose a Messico. less terrifying wrestler name next time. Yeah, noted. We made it. Already? It really didn't seem like we were Due driving giorni di today. viaggio. Sono Gee, I passati in wonder un why. It's because lampo, you've been asleep perché se l'è the fatto entire two tutto days. Hey, I addormita. need my genius promoter rest. Ok. How do you say I need a shower in Spanish? Come si dice, devo farmi una doccia in Necessita spagnolo. un shower? I don't Necessita know, I don't remember una the word for doccia. shower. Non ricordo come si dice You're a doccia. lot of help. Did you see that? What? That masked guy Quello who attacked me, he's here, che I ci ha just saw saltato him. I think you're seeing addosso. things from being awake for so long. I'm telling you, that was him. How about you get some rest before your big match tonight? We need to keep all our momentum going. Can't have any setbacks due to hallucinations. Beh, l'abbiamo visto That wasn't a tutti che non hallucination. era, appunto, non era All right. un'allucinazione, l'abbiamo visto tutti. Wait, stop, pull over! What? What is it? Did you see him? No! I want to try some authentic Mexican street Quello corn! voleva una pannocchia. You're the worst. Eccoci qua, ragazzi. Sta iniziando il match. Non mi ricordo neanche contro chi sono. Ovviamente siamo arrivati in Messico, siamo in mezzo alla strada, come appunto si poteva intuire dal match precedente, quindi ormai ci siamo abituati a questi match in strada, in mezzo a bancarelle e in mezzo a palazzi. Voglio vedere chi è il mio nemico, il mio avversario. Vediamo chi è. Ok. Ma
ma come riesce a vedere non... ma non sente... non sentirà niente. Ok, dai, iniziamo, dai. Ok, dai. Lo siento, lucharán. Ovviamente. Togliti da qua. Ovviamente anche la... la parlata al megafono, quello che si sente sarà sempre in messicano, in spagnolo. Ma già ho finito tutti i contrattacchi. Allora, porta la salute di El Mago sul rosso. Poi colpisce l'interno del ring. Wow, è una parola. È tosta. Ehi. Sono anche io che non riesco a fare niente. Dai. Ok. Dai. Vediamo se possiamo stavolta fare qualcosa anche noi, dai. Che noche hermosa! Hace buen tiempo mientras estamos allora, afuera. Facciamo sempre qualche attacco dei nostri, sempre all'angolo e anche sempre nelle corte. Ok, questa è una nuova funzione che ho messo, una nuova abilità che ho messo nei potenziamenti. Cioè l'uscita dal ring, la fuga dal ring, loro la chiamano così. Ok. L'unica cosa è che ho troppi pochi contrattacchi, ho solo due contrattacchi. E i contrattacchi mi servono moltissimo. L'avversario del mago habla español. Pues bienvenidos a México, boss. Y buena suerte. Usciamo di nuovo così riusciamo, vediamo se riusciamo un po' a fargli del un po' più male. Dobbiamo arrivare a fargli danno sul rosso sul corpo ed è tosta andare sul rosso. Allora recuperiamo un po' di stamina e vediamo, facciamo direttamente la mossa speciale. Vediamo se riusciamo sul rosso, no, andiamo sull'arancione. Quindi recuperiamo la stamina e andiamo con la mossa finale questa volta. No, l'abbiamo fatta, l'abbiamo me l'ha bloccata. Dobbiamo recuperare un po' di stamina perché altrimenti non possiamo fare assolutamente niente. Devo concentrarmi sul torso dell'avversario, perché comunque già ce l'abbiamo ridotto sull'arancione, quindi possiamo tranquillamente andare a colpirlo sul torso. Il pubblico non si può guardare però, sta cosa di essere in mezzo alla strada. Ok, ragazzi, l'abbiamo ridotto sul rosso, lo colpiamo. Ok. E c'è di nuovo. Avevamo detto che qualcuno ci aveva attaccato e l'avevamo visto fuori, ed era proprio lui. Era proprio lui. Llévaselo de aquí, sácalo. Ok, l'evento si è concluso qua. Eccoci qua, ragazzi. Vediamo. Adesso forse finalmente possiamo andare a vedere chi è. I guess so. Look. I don't know why you're doing this, but I am not gonna let you try to ruin my career ever again. Lo siento. Soy un fan y solo quería atención. Perdóname, por favor. What you saying? Did you admit to everything? No. He's a fan. Allora, era solo un fan che voleva attirare l'attenzione. Non è il tizio che cerchiamo noi, ovviamente. Let him go. Cioè, perché? Grazie, signor. Oye, puedo tener un autógrafo? Anche vuoi l'autografo? Ma te ne devi andare subito. Ma no, assolutamente. No che non te lo firmo l'autografo, te ne devi andare.
Well, your big Mexico debut didn't go quite as planned, but the match was still great up until the end. Any publicity is good publicity, right? You've still got the buzz okay. going. Poche parole, il match è andato bene, però però ovviamente il finale poteva essere diverso. You mean Ducha? Okay. I looked it up. Eccoci qua ragazzi, questo siamo a qualche settimana dopo. E adesso c'è il rematch che dovevamo avere nel, qualche episodio fa. Dovrebbe essere uno. Dovrebbe essere lo Steel Cage match. Our biggest streaming audience yet. We're doing it in one of WWE's most iconic. Trasmetteremo anche da una delle arene più famose della WWE. We're invading their territory. Stiamo invadendo il loro territorio. I wish I could see the look on Triple H's face when he sees this. Okay. Where did this even come from? Where did you dig this up? Tutta questa roba, dove l'hai presa tutta questa roba? I salvaged it from other wrestling promotions, a junkyard scrap. That section is from WCW's Triple Cage. That quel pezzo viene dalla gabbia prima della WCW, quell'altro da una gabbia della ECW e quello che l'altro fosse parte delle cifre di un penitenziario. I think a better name would be Death Trap. Trappola mortale sarebbe un nome migliore. Yeah, it does. Cioè adesso noi dobbiamo andare a fare un match, uno steel cage match in una gabbia che non è una gabbia, cioè una gabbia costruita con pezzi presi in discarica. Ok, io direi che per questo episodio può essere tutto, ci vediamo al prossimo, sempre sul nostro canale, sempre sulla linea, sempre sulla carriera di WWE 2K19.